Tommaso, ascolta, il filo della luce qua, perché no? Se no non ci arriviamo. Alle tue spalle. Quanto tu sai? Ma che? Buonasera, ho sentito nominare un filo, pensavo che fossimo qua per cucire. Io ho portato da casa un po' di fili qua per cucire, una tovaglia, volete, se volete, da una pulita anche qua, guardate, io mi sembra un po' tutto No, sporco qua. dai, Gian Piertolda, no. No? No. Ma devo andare via. Sì. Ah, scusate, non Vai. pensavo di disturbare, Sì, non... disturbi, vai, ogni volta. Scusate, scusate. Salve a tutti e benvenuti qui su Stockdroid. Il video di oggi sarà un video basato sulla personalizzazione che piace tanto. Guarda, mi sono già preparato. Allora, se vuoi ho rosso, nero, blu. Un trasparente ce ne mettiamo. Abbiamo finito. Vabbè, allora tornando seri, oggi vediamo una cosa che interesserà sicuramente a moltissimi di voi, cioè come avere la barra delle notifiche esattamente uguale, identica con la grafica e le funzioni di Android Pie. Android Torta. Android Torta, io speravo lo chiamassero Puatto, invece no. No. Io non vedo l'ora che arriviamo alla S, ovviamente sarà. No, Discotti. Ok, piccola premessa. In questo caso per la personalizzazione non abbiamo bisogno di root, di modifiche varie, di custom ROM o altro. Serve semplicemente l'applicazione che adesso vi diremo, che si installa tranquillamente. Diciamo che è una cosa in più avere un launcher, tipo esatto. Che ne so, nuova launcher, pixel launcher, per avere un po' la grafica più... Più simile ancora, ovviamente. Più simile a Android Torta. Esatto, negli elementi che vediamo di più quotidianamente sono Launcher e pannello delle notifiche. Launcher neanche ve li diciamo perché sono sempre gli stessi, nuova Launcher, Pixel Launcher, mettete quello che volete. Quello che volete, esatto. Siamo a posto. Esatto. Anche perché non avrebbe tanto senso dirvi andiamo a personalizzare gli easter egg. Non no, è fatto. Non è che ogni giorno stiamo là a cliccare infatti. Gli easter egg, facciamo... Ok, l'applicazione si chiama PowerShade, si trova tranquillamente sul Play Store, non serve scaricare APK, cose strane. Lo scopo dell'applicazione com'è? In pratica prende il pannello vecchio e lo sostituisce, cioè lo sovrappone con quello di Android Pie. Allora, l'applicazione è comunque ovviamente molto semplice, quindi non è che stiamo a perdere tanto tempo. Semplicemente quando la apriamo, prima cosa che ci chiederà ovviamente i soliti permessi, quindi swipeiamo questo slide, ci chiederà tutti questi permessi qui, noi li abilitiamo, soprattutto l'accessibilità nelle impostazioni. Una volta fatto questo, ovviamente ci andrà a sovrascrivere completamente il pannello delle notifiche. Vediamo subito il risultato. Eccolo qua. Ed è perfettamente uguale. Questi sviluppatori veramente gli facciamo i complimenti più sinceri perché non è la prima applicazione che fanno, l'hanno già fatta per Oreo, per Nougat, è sempre stata la grafica perfettamente. Ma infatti uguale. Anche perché comunque già nell'applicazione si può notare che comunque c'è tanto lavoro perché l'applicazione sì, sì, è sì. Fatta veramente bene. Sì. È anche molto personalizzabile, possiamo modificare trigger che non serve a niente. Allora abbiamo appena detto che l'applicazione è fatta bene, in realtà questo è un bug. E non serve a niente. E non funziona. Però comunque non è tutto rosa e fiori. Non è tutto rosa e fiori. Praticamente questo trigger qui ci consente di attivare lo swipe verso il basso nel launcher per tirare giù velocemente, no? Il pannello delle notifiche, ma non va. Appunto, quindi andiamo avanti. Poi abbiamo il tasto colori dove appunto possiamo scegliere tutti i colori possibili, immaginabili, qualsiasi tipo di personalizzazione. Adesso sceglierò ovviamente i più brutti come al solito, quindi infatti, marrone e giallo. I colori non ci piacciono. Ah, che bello! Che bello! Marrone e giallo. Non dico cosa sembra perché me lo tengo per me. Bene, dopo possiamo modificare anche il layout, andiamo a vedere. Possiamo modificare appunto la stondatura del bordo, infatti come vedete qui è abbastanza curvo. Esatto, come Android Stock alla esatto. Fine. E qui invece così è più quadrato, però come ci ha fatto notare appunto il signor Osti, la regia. Se una persona non vuole i contorni tondi, non si installa questa applicazione, esatto. Si tiene quella stop. È quello il bello di Android Pie, insomma, tutta la sfondatura nuova. Dal nuovo diciamo che è più cartonesco, possiamo dire. Sì, allora io devo dire, mesi fa la odiavo, adesso in realtà la apprezzo. Non è una cosa che ami al primo momento, è una cosa che devi cominciare a piacerti. Secondo momento. Non so come. Vattene fuori dal mio studio. Perché sta cosa? Perché cosa sono... Io concordo con lui. Con lui chi? Con penso.
Dopo ci sono anche le funzioni pro che noi ovviamente non abbiamo, essendo dei poveri. Esatto. Cioè, non poi ti pare che andiamo a spendere soldi, ma non abbiamo soldi neanche per affittare sto studio, siamo illegali. Infine abbiamo, diciamo, una cosa molto... la più utile, diciamo. Più comoda. La più comoda. Che è quella, che è la barra, insomma, della luminosità, che infatti, come potete vedere, adesso non c'è. È lì in alto, ma se tiriamo giù due volte, ovviamente, come è su Android Stock. Esattamente. Se noi invece attiviamo il pulsante, possiamo trovarla qua sotto. Ma c'è la comodità ancora maggiore, che possiamo attivare questo qui, che ce lo mostra già a primo impatto, proprio tirando giù una volta. Infatti. E infine abbiamo la sezione Extras, che ci consente di fare la cosa più importante in assoluto, cioè aggiungere un'immagine di sfondo del pannello delle notifiche, e quindi ci consente appunto di selezionare una foto di Jerry. Noi la possiamo selezionare tranquillamente e vedrete che appunto si applicherà tutto quanto lo sfondo, il bel faccione, eccolo qua, Jerry. Questo è perfetto. È amore proprio a prima vista. Dovete personalizzarlo, però così vogliamo che ci mandiate gli screenshot della vostra personalizzazione. Chiocciola Stock Droid Official. Esatto, o su Instagram, ma tanto con i bug che ci sono non riuscirete a mandarci un bel niente. E poi abbiamo poco altro, ovviamente l'autoespansione delle notifiche. Queste cose non gliene frega assolutamente a nessuno. No, dai. Ha ragione, quindi tagliamo corto, che è l'unico video che possiamo fare appunto breve. Facciamo ragazzi, breve. È ancora estate, per favore, stiamo morendo di caldo. E quindi basta, finisce qui? Finisce qui, sì. Finisce qui. Buon brickaggio a tutti, ovviamente seguiteci ovunque, come sempre. Dappertutto. Anche perché mettiamo Insta storie speciali ultimamente. Sì, quando vanno. Allora, io scheda qua in alto, guardate l'ultimo video del peggiore Pandroid, capite perché sono Zuckerberg, ti chiedo una cosa. Perché hai comprato Instagram e fa cagare? Perché prima funzionava, adesso non va. Era tanto difficile lasciarlo così. Avete lasciato talmente tanti commenti che abbiamo capito, cioè, che veramente non basterebbero i server di YouTube per reggere la quantità di video necessari a parlare dei bug. Ma sì, ma infatti, cioè, tu ne trovi uno, lo risolvono, il giorno dopo c'è un altro. Comunque stavo riflettendo, ecco come rendere un video che poteva essere breve più lungo, parlare di roba a caso alla fine. Vabbè, basta, chiudiamo, speriamo di avervi fatto compagnia e ci vediamo ad un prossimo video, presto.